94 cm di neve, 50 in poco più di 24 ore. Tra il 31 gennaio e il 13 febbraio, Bologna è stata ricoperta di neve. Auto e biciclette sommerse dai fiocchi, binari ghiacciati. Eppure, in quella che qualcuno ha chiamato una tempesta artica, l'aeroporto è stato chiuso solo 20 ore, in giorni differenti, e per il resto solo qualche ritardo e qualche cancellazione. Come hanno fatto? L'abbiamo chiesto a Paolo Sgroppo, direttore operativo del Marconi, che ci accoglie con un libro sugli aeroporti norvegesi sul tavolo del suo studio. Così fanno in Scandinavia. E a Bologna? Noi la neve la cominciamo a gestire a settembre. Sembra assurdo, ma a settembre, quando siamo in maniche corte, noi già parliamo di neve. Parliamo di neve perché la manutenzione dei mezzi, perché cominciamo a organizzarci con le analisi per i liquidi de-icing, perché c'è una normativa stringente, comunque delle regole che dobbiamo rispettare per far sì che i liquidi siano di buona qualità. Organizziamo tutte le squadre sui piazzali e quindi facciamo una sorta anche di formazione, pur magari avendo le stesse persone, qualcuno può cambiare, ma riformiamo ogni anno e quindi rinfreschiamo ogni anno tutto quello che sono le procedure del piano neve. Cioè noi abbiamo un piano neve strutturato e organizzato. È chiaro che alcuni scali magari che non hanno uno storico così evidente su un'attività di sgombro neve, magari chiaramente non hanno un'organizzazione che li favorisce sia di uomini sia di mezzi, hanno maggiore difficoltà quando ricevono un evento meteorologico come quello che ovviamente abbiamo avuto in questi giorni. È chiaro che se l'aeroporto chiude, come sì. dire, ci sono anche sì. una serie di danni economici, immagino, per lo sì. scalo. Sì, quindi... sì, diciamo che il danno è doppio, perché nello stesso momento in cui tu chiudi non puoi smettere di effettuare le operazioni di sgombero neve, non puoi smettere di lavorare giù per tenere pulite le superfici, perché se smetti non riaprirai mai più. Quindi devi sempre, continuamente, costantemente, in maniera incessante, star dietro alla pulizia delle superfici, allo sghiacciamento delle parti dove si va a formare del ghiaccio, perché ovviamente devi tenerti pronto per aprire nel primo momento possibile che diciamo te lo consente la meteorologia. Il comune ha detto la neve ci costa tra i 25 e i 30 mila euro l'ora. Sì. A voi? Il confronto al 100% non è possibile farlo, perché ripeto, noi abbiamo, tra virgolette, loro hanno un budget sullo sgombro neve, noi abbiamo ad esempio due budget, perché uno è per i prodotti, perché sono prodotti speciali, sì. prodotti aeronautici, che il comune non utilizzerà mai per ovvi motivi, e l'altro è quello dello sgombro materiale. Dal 31 di gennaio fino al 13 febbraio, noi di sgombro neve abbiamo speso circa 800.000 euro. Esclusi i prodotti, ovviamente, perché i prodotti hanno un capitolo a parte del costo della voce di spesa. Quindi stiamo parlando di operazioni, cioè io mi porto in un confronto con quello che fa un comune, un ente, una provincia, ok? Quindi l'operazione materiale di sgombro, quindi di spostare la neve dalla viabilità e mettere ai bordi. Tra l'altro non abbiamo una complicazione in più, perché non è che la possiamo spostare e mettere ai bordi, dobbiamo spostarla, caricarla, trasportarla e portarla in un punto remoto dell'aeroporto aspettando che si scongeli. Di qua. Voi ce l'avete? Sì, noi ce l'abbiamo, qua, sì, però... ce la ricordiamo fino a luglio. No, c'è la neve in una cava. No, c'è una vecchia cava, è un buco che abbiamo noi in aeroporto che non abbiamo mai riempito per provi motivi di costo e si trova in questa posizione qui. In ogni caso non è la sua origine geografica. No, per niente. Per niente, per niente. Come sentite la mia accento, io sono di origine trentina, di ceppo tedesco. Siamo salite anche sulla torre di controllo per vedere come lavorano i controllori di volo. Ci ha accompagnato Mariano Longo dell'ENAV. È stato posto davanti all'aereo quando è sulla piazzola di sosta, quando è tutto pronto, quindi ha fatto tutte le attività, il passeggero è entrato, hanno chiuso le porte, hanno levato le scale, hanno fatto eventuali attività, non è questa oggi la giornata, ma di de-icing, viene messo quell'automobilina davanti, lo sposta, lo posiziona in una posizione esatta del piazzale, lo lascia, in quel momento lui ha messo in moto, sta copiando la clearance per il decollo, viene a lui dato l'istruzione per il rullaggio, per portarsi diciamo alla pista che è stata individuata come utile per il decollo, poi viene passato sulla frequenza della torre di controllo, perché chiaramente la torre di controllo ha una competenza diciamo sulla pista sostanzialmente. Tutte le attività che vengono fatte a terra viene fatto da frequenza ground, che oggi è impegnata da una signorina,
parte un volo per arrivare a Bologna ha una media percorrenza, diciamo, di 2 ore. Noi dobbiamo essere in grado, in caso di eventi eccezionali come questo, di gestire la situazione con un anticipo almeno di 2 ore per evitare di dare disagi ai passeggeri e quindi alle compagnie che una volta decollate arriverebbero sul cielo di Bologna in attesa di un eventuale miglioramento dell'evento meteorologico. L'aeroporto di Bologna è stato poco chiuso, allora sì, quasi molto poco. Se un sistema come l'aeroporto non può, ma nessun aeroporto non può pensare di poter lavorare solo con l'accadimento dell'evento, è tardi per poterlo gestire. Si deve gestire inizialmente, quindi si vanno a preventivare tutte le possibili condizioni operative all'interno del quale ci si può trovare.